La Regione ha proposto di istituire un microcredito per aiutare le famiglie con le spese scolastiche. Chiaramente si tratta delle famiglie che non ricevono già i libri gratuitamente perché sono alla scuola primaria o che non ricevono il pacchetto scuola che noi del Comune eroghiamo con fondi regionali che passano attraverso la città metropolitana e arrivano al Comune e sono quelli che hanno l'ISEE inferiore a 15.000 euro. Si tratta di selezionare le famiglie che possono aver titolo a un contributo di questo tipo e concedere un prestito a interessi zero e a tempi dilazionati, con dilazioni di pagamento delle rate. In realtà l'ente cassa ha dichiarato al Comune la propria disponibilità a mettere in piedi un meccanismo per la concessione del microcredito che comporta appunto la selezione degli aventi diritto e la individuazione e conseguente delle famiglie. Stiamo aspettando che la Regione ci dica come intende procedere, anche perché la scuola si avvicina. So che i dirigenti regionali hanno allo studio lo strumento amministrativo per concedere questa agevolazione. Noi per parte nostra siamo pronti a fare tutto quello che è necessario chiaramente per rendere operativa questa misura. L'ente cassa ha dichiarato la propria disponibilità al Comune a costituire sia un fondo di garanzia sia un fondo per coprire gli interessi dei prestiti che gli istituti di credito dovrebbero erogare.